Allora, io volevo cominciare, prima di parlare di te e di farci raccontare come hai vissuto questa esperienza infernale e come continuiamo a viverla, e parlare soprattutto dell'ultimo libro che mai più attuale di così può essere, no? Libri Aut Liberi con mascherina. E poi mi racconti, volevo, rimettendo un po' a posto le cose con questo blocco di 3 mesi, volevo farti vedere ciò. Adesso non so quanto tu riesci a vedere. Allora, questo qua è un'edizione, cioè sono le edizioni Fiumara che mio padre aveva fatto nel 1949 ed è vicino a quello che fai tu, solo che allora, essendo subito dopoguerra, tutto ciò venivano le poesie, quindi tutti i testi ciclostilati, i disegni da Sasso a tutti i più grandi di allora fatti in quel modo, e poi c'era un'edizione limitata dove questi disegni venivano acquarellati a mano. E quindi ho ricollegato nel tempo questo inizio di editoria, che allora era un'editoria estremamente povera, però con dei contributi decisamente significativi. Questo era semplicemente un flash del passato. Quanti ne tirava, quanti ne faceva di Sai questi? che non. Allora, aspetta, provo a leggermi di qui perché io non ero ancora nato. In finale magari c'è una nota della Sì, tiratura. questo è. L'originale di questo volume si compone di 110 copie, di cui 10 numerate da 1 a 10, con numeri romani, e 100 numerate da 1 a 100. Gli esemplari Beh, come noi, guarda. distrutti. Finito di stampare, questo qua era il 19 dicembre del 49. E chi era l'editore? Mio padre, Ah, proprio tuo padre l'aveva editato. presso la tipografia Bozzi di Cesariano 6 Milano, per conto delle edizioni d'arte Fiumara, via Pietro della Francesca 6 Milano. Allora erano lì. Quindi è stata una delle prime attività di ritorno all'editoria di papà. Ecco. Prima di partire poi nel 50 con le Poi li distribuiva nelle librerie arti. milanesi. Sì. Da quello che posso presupporre. E tu ne hai ancora di esemplari? Purtroppo, in teoria avrei dovuto averne tutti. Non li ho più rintracciati perché nei miei traslochi dissennati fra Trieste e Milano non trovavo più queste edizioni. Allora sono riuscito però a trovarle da una libreria antiquaria e me ne sono ricomprati almeno tre. Ecco. Bello, beh, interessante, sì, è un po' quello che facciamo anche noi, Sì, questa forma. editoria sartoriale, così. Però Sei appunto mi ha ricordato piacere. questo, perché voi siete chiaramente raffinatissimi, coratissimi nella scelta dei testi, nella scelta degli artisti, e questi tre moschettieri, Angelo Crespi, Luigi Mascheroni e te, hanno fatto, se non ricordo male, siete partiti nel 2016, o ricordo male. Sì, a dicembre 2016, tra l'altro ci aveva ospitato proprio la Fondazione Sì, Maimè a certo. Milano per la nostra festa, diciamo, inaugurale. Sì, mi ricordo perché c'eravamo, abbiamo fatto anche le riprese e abbiamo cominciato anche a conoscerci noi in quell'occasione. Senti, raccontami un po', intanto come hai vissuto questo periodo di reclusione? Anche se da Busto, Arsizio è diverso che sicuramente la vita milanese, ecco. Beh, certo era una privilegiata anche perché vivendo in centro a Busto, in una casa con un giardino, tutti comfort, quindi poi il tempo è stato anche bello, quindi diciamo che era un po' essere in vacanza, no? All'inizio mi si è fermato tutto perché poi sai che io lavoro oltre come casa editrice anche per una multinazionale, quindi viaggio molto nei paesi arabi, in Russia, quindi avevo già tutti i miei viaggi programmati, tra l'altro il 7 di marzo stavo partendo per l'Algeria e quindi mi si è bloccato tutto all'inizio, non capivo. Ho fatto 15 giorni un po' in casa depressa a guardare il soffitto perché non capivo cosa mi sta. Poi tutti gli eventi pianificati per maggio, giugno, i salotti letterari. Quindi non capisci, dici boh, vabbè, ma non sarà possibile, poi riapriranno. Invece poi più andavi avanti, più vedevi che comunque si doveva stare in casa e tutto era saltato.
Quindi, vabbè, a parte i primi 15 giorni a non fare niente, ho detto, vabbè, organizziamo, facciamo qualcosa, e mi sono poi inventata questo libro insieme a una scrittrice che poi ha collaborato al libro, Linda Terzirolli, no? Autolibri, autolibri. Quindi cosa abbiamo detto? Vabbè, in un momento come questo, dove tutti poi gli editori sono stati costretti a posticipare, no, le loro uscite, noi stessi avevamo due inediti, uno di Piero Manzoni e l'altro di Carlo Mollino, che avrebbero dovuto essere pubblicati in marzo o aprile, e abbiamo detto, vabbè, non ce li bruciamo, anche perché le librerie chiuse, gli eventi chiusi, noi comunque sai che stampiamo solo 300 copie e vendiamo tramite gli eventi o le librerie selezionate. E quindi abbiamo detto, vabbè, facciamo una cosa, facciamo un libro a supporto degli artisti che in questo momento sono quelli più penalizzati, no? Certo. E abbiamo coinvolto, facciamo un libro, facciamo raccontare ogni scrittore, ogni artista, gli facciamo scrivere un pezzo appositamente per noi. Il tema può essere quello dell'amore all'epoca della peste, all'epoca del coronavirus, o comunque una cosa così durante questo periodo che rimanga di ricordo. E allora anche con Angelo e Luigi Crespi, Luigi Mascheroni, abbiamo pensato chi poteva partecipare a questo libro, e abbiamo coinvolto, oltre a degli scrittori riconosciuti, anche dei giovani scrittori emergenti, ma anche abbiamo voluto coinvolgere il mondo del teatro, quindi abbiamo chiesto a Gabriele Lavia di scrivere un pezzo per noi, al poeta Giuseppe Conte se ci scrive un pezzo, a un artista, quindi abbiamo coinvolto anche il mondo degli artisti, no? Michele Ciacciofera, che ora vive a Parigi, però gli abbiamo chiesto di scrivere. E quindi abbiamo raccolto questi 8 racconti e li abbiamo confezionati col nostro stile, no? Quindi carte pregiate, legatura a mano, e abbiamo messo, siccome doveva essere un libro ricordo, no? Che uno se lo compra, se lo possiede per portarselo nel futuro, no? Fra 30 anni, 40 anni, il ricordo di questo sorprendente lockdown che nessuno si aspettava, abbiamo logicamente allegato il simbolo, no, di questo momento, che è la famosa mascherina da custodire in ricordo di questo momento. Quindi questo è stato il progetto. Gli scrittori che hanno partecipato sono lo scrittore poeta Davide Brullo, con cui già lavoriamo come amici di Pangea per il suo portale di cultura, appunto Michele Ciacciofera rappresentava il mondo dell'arte, Gabriele Lavia il mondo del teatro, Giuseppe Conte, il poeta, logicamente rappresentava la poesia, e poi, vabbè, Linda Terzirolli, Nicolò e Clary Celeste, che sono tre giovani scrittori emergenti. E poi, vabbè, abbiamo chiesto anche ad Angelo Crespi di scriverci un pezzo, quindi c'è anche lui negli 8 scrittori di questo libro. Questo è stato un po' quello che ci siamo. L'abbiamo tirato in 500 copie e lo stiamo distribuendo nelle nostre librerie selezionate. E io invece ho da casa, come stiamo facendo adesso, fatto tutta una serie di interviste per cercare di raccontare in modo diverso come le persone vivono questa crisi spaventosa. Ho cominciato il tutto con le istituzioni, quindi con Domenico Piraina per quanto riguarda i musei di Milano, l'assessore del Corno, e poi via via, fino ad arrivare a toccare poi gli aspetti psicologici. Ho fatto un'intervista a un giovane attore, perché un altro, cioè la situazione dello spettacolo è veramente abbandonata a se stessa. Tenuto conto che comunque, anche se ci sono delle riaperture, sono all'aperto, e comunque le compagnie teatrali non possono assolutamente lavorare, perché al limite puoi avere un monologo, un po' come è stato anche ieri alla Triennale, che sono stati letti i 7 messaggeri, o un pezzo al pianoforte. Quindi è una situazione veramente dove purtroppo il governo non sta facendo nulla, e mi sembra che i progetti o le cose che sono state annunciate sono molto, molto vaghe, diciamo.
E questo è uno dei settori. Poi giustamente tutto il mondo degli artisti sono nella stessa condizione perché non hanno nessun tipo di sostegno e le gallerie private sono in una crisi notevolissima. Perché comunque tu devi, dovresti programmare, dovresti avere i collezionisti che vengono a trovarti, però anche se hanno riaperto un pochino da poco, c'è sempre anche questa remora, no? E questo periodo è stato coperto fondamentalmente con delle chiacchierate su Instagram, però rendeva ancora questa virtualità ancora più surreale tutto. E adesso niente, io continuo a incontrerò Max Mara per cui per avere un artista come sta vivendo questa situazione generale e continuo a cercare di aprire delle finestre perché si cerchi di capire, soprattutto arrivino dei suggerimenti a chi deve prendere delle decisioni. Ecco, tu il mondo dell'editoria come lo vedi in questo momento? Ma allora, diciamo che proprio il mondo dell'editoria, come appunto quello dell'arte, è stato penalizzato. Io parlo per i piccoli editori, certo i grossi editori, oltre ad aver rimandato le uscite, magari digitalizzato velocemente le loro novità, però è un altro mondo. Parliamo di piccoli editori come la nostra casa editrice, ma come tante altre. Non è arrivato niente, cioè proprio non siamo stati nemmeno considerati. Poi, laddove c'era bisogno, nulla. I grandi gruppi che hanno respiro economico, ovviamente. Sì, per noi non c'è stato proprio niente in più, essendo comunque un SRL la nostra, quindi manco la storia della partita, niente. Quindi l'unica cosa è, cerchi tu di organizzare qualcosa. Adesso vedo che comunque come eventi stiamo ripartendo, no? Sui territori, la settimana scorsa è partito un circolo letterario, quindi di presentazione di libri. Stasera una presentazione di un libro. I salotti stanno riaprendo logicamente con i distanziamenti e comunque sai, un salotto letterario non è che attira come una discoteca la massa, no? Quindi si riesce a organizzarsi, di mettersi a 1,5 metri con la mascherina. E niente, cioè, no, non ci possiamo aspettare niente da questo governo, come al solito dobbiamo noi aiutarci e reinventarci, quindi fare un prodotto esclusivo. Io credo molto nel ritorno al Made in Italy, quindi continuare nell'esclusività italiana in tutti i settori, dal mondo della moda, certo, al mondo dell'editoria, comunque tirare fuori un po' la grinta e andare un po' controcorrente, no? Quindi noi continueremo comunque il nostro progetto di editoria sartoriale e questo è, ecco, per dirti che non abbiamo avuto nessun contributo e io non me lo aspetto proprio. Non te lo aspetti proprio. Non me lo aspetto, non assolutamente. Purtroppo anni, no, che i nostri governi non hanno capito che la vera forza in Italia è sostenere la cultura, no? Perché comunque gli stranieri vengono da noi per andare all'opera, per andare a teatro, per guardare i grandi musei, le grandi costruzioni, per seguire le sfilate italiane, quindi se non capiscono che dobbiamo andare in questa direzione, è l'unica forza che abbiamo ed è l'unica qualità che comunque tutto il mondo ci riconosce. Vedi già nel turismo, avevano detto un mese fa non veniamo in Italia, l'Italia, cioè si va da un'altra parte ma in Italia non si viene più. Guarda caso stanno riaprendo tutti i grandi hotel, gli hotel che avevano detto fino a 15 giorni fa che non avrebbero riaperto. Ma perché? Perché stanno ricevendo prenotazioni dai tedeschi che avevano giurato che non sarebbero più venuti. Quindi alla fine siamo considerati un popolo così, un po' folcloristico, però ci viene in Italia, o per il food, o per l'arte. E peccato che comunque noi non siamo supportati, gli italiani forse non si rendono conto di questo grande patrimonio che noi abbiamo, ma anche questo nostro senso di bellezza estetica che abbiamo nel DNA. Sì, siamo unici al mondo da sempre.
Ma per forza, quando tu cresci in un paese come l'Italia, dove qualsiasi paese, anche nella provincia più brutta, c'è bellezza perché hai una chiesa rinascimentale o un palazzo Liberty, è logico che tu comunque vieni influenzato e quindi ce l'hai nel DNA a confronto di un poveretto che magari vive, non so, nella periferia tedesca, in mezzo a niente o in mezzo al cemento. Quindi adesso non voglio criticare la Germania, però ci sono certi paesi che non sono fortunati come l'Italia. Quindi noi abbiamo già dalla nascita nel nostro DNA questo senso estetico. Ecco, va supportato, va rinfluenzato e continuamente mantenuto, no? Invece qui ogni tanto si perde il focus su quello. Quindi a mio avviso bisogna ritornare alle vecchie tradizioni, no? Al mondo artigiano, al mondo del fatto in Italia, perché poi comunque anche questo moda di andare anche all'estero a fabbricare, a costruire, sì è vero, noi abbiamo un forte impatto fiscale che ci penalizza, però alla fine potremmo anche mantenere dei prezzi che possono essere concorrenti anche ad altri paesi, anche perché consideriamo che la Cina comunque il costo del lavoro sta aumentando sempre di più, perché comunque anche loro si stanno sindacalizzando e hanno anche loro dei costi, quindi non è che, sì, sono sempre competitivi, però fra un po' lo smetteranno di essere. Quindi noi dovremmo solo, sì, avere un grande aiuto del governo e un'organizzazione del lavoro che ci permette di fare piccole quantità, però esclusive. È l'unica strada. No, purtroppo il settore dell'artigianato italiano, che veramente ha una primazia strepitosa, noi l'abbiamo dimenticato. Non c'è più il passaggio generazionale, o comunque si è veramente profondamente ridotto. Con questa scelta folle della globalizzazione, per cui, come dicevo a moltissimi industriali italiani, di ritornare indietro sui loro passi, era fondamentale non consegnare mani e piedi ai cinesi piuttosto che agli indiani, cioè laddove apparentemente il costo della manodopera era più basso. Però abbiamo visto che tutta la tecnologia che ci governa adesso è in mano alla Cina, e noi cosa facciamo? I cinesi comprano dappertutto e, approfittando di questa crisi mostruosa che è arrivata, stanno veramente comprando ad ogni dove. Oltretutto si sono incattiviti ancora di più, perché vedi con Hong Kong la situazione. Adesso la notizia di stamattina è che la Cina ha proibito che le bandiere tibetane nel Tibet siano esposte, devono essere tutte distrutte. Quindi è un continuo sopruso di questo governo cinese nei confronti della libertà, nei confronti della libertà anche economica, perché comunque questo maledettissimo virus ce l'hanno regalato loro. Però non vedo nessuna reazione, anzi vedo succube il governo italiano in un modo veramente preoccupante. È un disastro, cioè noi abbiamo mollato ciò che dovevamo difendere. I prezzi potevano anche lievitare, ma quella qualità di prodotto che l'Italia riesce a dare in tutti i settori, non c'è nessun paese al mondo che te la può garantire. E poi bisogna ricordarci che comunque l'Italia è fatto dagli artigiani, dai piccoli imprenditori, quindi le family company andavano, diciamo, supportate, invece sono state massacrate con le tasse, massacrate con le procedure, e quindi... Però questa era la nostra vera forza, no? La piccola. Tu guarda, tutta la filiera del tessile è completamente sparita, la crisi delle mascherine, ma perché hanno massacrato tutte le piccole sartorie, le piccole confezioni che c'erano in Italia, no? Ed è un peccato, perché comunque se vuoi fare qualità devi comunque gestirla in una maniera in piccolo stampo, no? Perché sennò se entri poi nei numeri, logicamente la qualità passa in decimo posto. Ed è quello. Quindi io spero che da questo
non considerando nessun aiuto dal nostro governo, perché figurati, quelli pensavano solo a massacrarci o a darci in mano alla Cina, che vengono fuori gli imprenditori, gli artigiani italiani in tutto, non parlo solo del mondo industriale, ma anche nel mondo artistico, nel mondo del teatro, dell'editoria, quindi di fare un prodotto esclusivo, un po' tailor made per un pubblico che comunque c'è e ci sarà. No, sicuramente l'attesa c'è, il problema è quello comunque fisico dello spostamento, del distanziamento. Poi hai questa espressione veramente deleteria che è stata inventata, che è quello del distanziamento sociale, invece di parlare di distanziamento fisico. Questo fa parte di tutta una serie di manovre di totalitarismo che animano il nostro paese, ma non solo il nostro paese, in tutto il mondo c'è una carenza profonda di libertà dell'individuo, e su questa pandemia se ne stanno creando delle situazioni, a mio avviso, veramente preoccupanti. In più, la crisi economica, a mio avviso, sarà peggio di quella del 29, perché comunque una situazione di pandemia mondiale non c'è mai stata nella storia del pianeta, che noi possiamo avere registrata nella storia. Così no. Pesantissime, tu mi ricordavi quella della SARS in Cina, che è durata 7 anni, se non mi ricordo male quello che mi era raccontato. Sì, in effetti, cioè, anche questa paura che comunque ci stiamo ancora, la gente senti, ah no, speriamo che non ci tolgano la mascherina. Cioè, in Cina comunque la SARS è andata avanti per 6-7 anni. Io mi ricordo che andavo per lavoro e vedevi sti cinesi con la mascherina, li prendavano pure in giro, no? Cosa fanno? Anzi, dice, ma sì, lo fanno per l'inquinamento, per lo schifo che hanno qua. E... però a noi non c'è mai successo niente, nonostante loro... Quindi dobbiamo anche un po' convivere con questo virus. Io non sono così drastica. È un virus che comunque adesso ha attaccato la generazione degli anziani, diciamo la fascia degli anziani. Anche, va bene, ci sono stati dei casi anche di giovani, ma sono casi minimi. Purtroppo, sì, dobbiamo fare attenzione. Ma fare attenzione cosa vuol dire? Comunque anche queste norme, mettiti la mascherina quando sei in un supermercato, disinfettati le mani, ma sono norme che andrebbero applicate di igiene sempre. Dovrebbe essere quell'igiene. Devo dire che ti devi disinfettare. Ho sempre detto che le mani vanno lavate ogni volta che torni. Certo che se vai in metropolitana e tocchi il palo della metropolitana, cioè poi se ti lecchi le dita, vabbè, oppure anche il fatto di non darsi la mano, che vabbè, ci penalizza un po', soprattutto noi italiani, però è proprio un fattore igienico, se pensi alla gente che cosa fa con le sue mani, no? E poi sei magari a una mostra, a un vernissage, e uno ti stringe la mano, comunque alla fine della serata, se poi non ti lavi, cioè io andrei, prima non ci pensavo, adesso in effetti, ma al di là del coronavirus, no? È proprio una questione di norme igieniche. Poi il fatto... la mascherina mentre cammini per strada da solo, vabbè, la trovo un'idiozia, ma infatti solo in Italia, perché all'estero non funziona così. No, che poi è deleteria, perché continui a respirare... Certo, le tossine. Tutto ciò che non dovresti respirare, e poi non è di nessuna utilità in quel senso lì. Ma sì, ma poi comunque vedrai che fra 15 giorni sparirà anche la mascherina, già adesso la temperatura, sì, a volte te la misura, a volte no, cioè cosa che fino a ieri ogni 3 passi ti misurano la temperatura. Poi come al solito fra 15 giorni non sparirà tutto. A ottobre ritornerà il caso, perché comunque è un virus stagionale, influenzale, quindi tornerà, dobbiamo conviverci per parecchi anni, quindi va bene, facciamo attenzione, laviamoci le mani e prepariamoci che ogni tanto qualcuno se lo prende. No, io trovo che deve essere l'occasione per riscoprire il concetto di solidarietà, quindi dobbiamo sentirci nazione mettendo insieme proprio tutte le forze del paese e una a difesa dell'altra. Se non facciamo così, temo che soluzioni non ce ne siano. La cosa che mi preoccupa è che allora all'inizio c'è stata una grande solidarietà, no? Ti ricordi i canti dai balconi? Adesso si è fatto un po' questo
odio tra regioni, no? I lombardi, qui, ecco, mi auguro che fra un mese tutte queste scemate finiscano e tutta l'Italia si metta a lavorare in un'unica direzione, perché è solo così che ne possiamo uscire. Potrebbe essere una grande opportunità per l'Italia in questo momento, per rifar vedere i muscoli, però ecco, senza sputarci addosso tra una regione e l'altra, che non ci sono mai stati problemi di tra, no, Lombardia, Toscana e Piemonte, beh, anche il sud, e adesso addirittura no, i lombardi non li vogliono più, i veneti sì, però no, Napoli, la Campania si chiude adesso, per un momento la regione 8, cioè è assurdo tutto questo, ecco, mi auguro che fra un mese tutte queste stupidaggini finiscano. E lì sono i guastatori della politica che sono sempre Ma molto. sai, sono tutte azioni comunque studiate a tavolino, cioè sono tutte, niente accade per caso. Il paese fosse sfasciato. Quindi è solo uno scopo personale partitico che poi oggi non ha alcun senso perché i partiti ormai non rappresentano assolutamente altro che se stessi. Il potere che invece posseggono e che continuano a sfruttare in un modo impressionante, con 4 miliardi di annunci e di cose che poi non arrivano con una regolarità impressionante. Cioè, se tu pensi che ancora il decreto delle famose 600 euro di sostegno del mese di marzo non sono arrivati a tutti, e parliamo del mese di marzo. Voglio dire, stiamo tra un po' a girare a luglio e la gente come fa? Sì, poi sai, noi siamo magari anche un po' più fortunati, diciamo vabbè, non facciamo conto sul governo e rimbocchiamoci le maniche e vediamo come tirare a campare. Però ci sono anche situazioni che sono veramente drastiche, cioè dove non è che possono tanto dire vabbè, prendo tempo e vediamo come posso, cioè questi problemi ce l'hanno oggi, in questo momento, che non riescono a pagare, non so, le bollette del telefono o andare a farsi la spesa. Ed è triste sentire, no, che gli altri governi subito hanno bonificato sui conti. Io vedo anche i miei clienti in Maghreb, in Marocco, cioè a tutti, anche quelli in Marocco dove c'è tantissime persone che lavorano in nero, no, gli imbianchini, gli inserviti, però a tutti ha dato 150 euro, che sarà una cavolata, però piuttosto che niente, li ha fatti arrivare senza presentare documenti, bonifici, cioè andavi lì, tra, ti davano 150. Quindi è triste sentire che magari popoli che noi consideriamo, no, di secondo ordine, l'Italia Fortunati. non ha potuto aiutare, le persone che veramente avevano bisogno. Va bene. Questo è, quindi andiamo avanti, adesso per me ricominceremo tutti i nostri eventi, già da ieri sera mi è dispiaciuto non essere con voi, però avevo un'altra presentazione, però vedi che sta già iniziando, no? Già Milano si sta piano piano muovendo, pensa solo che fino a 2 settimane fa si parlava di non fare assolutamente nessun evento, invece già vedo che comunque le presentazioni dei libri sono ripartite. Quindi ricominceranno poi le presentazioni nelle gallerie, mi auguro a breve. Sì, ci sono degli annunci, però appunto sono senza inaugurazione per i noti motivi e quindi vedi un po' di metterti d'accordo sugli orari, evitando i sovraffollamenti che comunque per forza non ci sono, perché non essendoci la giornata clou di inaugurazione, quell'afflusso non c'è. Ecco. Ma vedevo comunque, allora, adesso bisogna vedere poi fra qualche mese come saranno i trend. Adesso tutti sono felici e contenti, tutti stanno lavorando, perché se vai in negozi stanno lavorando, i ristoranti e i bar, anche se ultra penalizzati, comunque stanno tutti lavorando. Addirittura le librerie mi dicono che hanno, alcune che ho intervistato, hanno un 30-35% in più di vendite. Ma soprattutto che hanno un nuovo pubblico, che è quello del giovane, che va dai 16 ai 25 anni, che entrano in libreria però a cercare libri di qualità, grandi testi, libri, cioè, non i classici commerciali, no? E quindi questo è un bel segnale, bisogna vedere
come mai, no? Magari fra 2 mesi questi ricominciano, non so, a fare altro o a comprare su online. Quindi c'è un buon segnale in generale, no? Però ecco, bisogna vedere se è solo un momento di euforia perché ci hanno liberati, quindi c'è un po' la mania, no? Ho comprato per 2 mesi e la sensazione che adesso te lo puoi permettere, compri tutto. Bisogna vedere a settembre. C'è ancora poi un clima un po' vacanziero, perché sì, le persone hanno iniziato a lavorare, però un po' a settembre bisognerà veramente, a mio avviso, tirarsi indietro le maniche e iniziare a lavorare veramente con un programma ben preciso. Questo è. Oh, poi il libro, come per l'arte, ha bisogno di essere toccato, di essere sfogliato, di essere visto, no? Cioè la parte elettronica, sì, ti aiuta nel momento in cui tu non puoi fare a meno, ma comunque rimane talmente freddo, no? Quasi da freezer, che non... Poi, insomma, non tutti si ritrovano a leggere sugli strumenti tecnologici. No, è un peccato, dai, stiamo tutto il giorno attaccati a un monitor, almeno il piacere della lettura. Poi comunque chi ama la lettura, il libro lo vuole possedere, quasi tutti. Anzi, se ti chiedono in prestito un libro, lo dai, poi lo risolleciti, ridammelo, oppure arrivi anche a comprarne uno piuttosto che dare il tuo, no? Certo. Quindi il problema è che non si vendono libri perché la gente non legge, perché chi legge il libro lo compra e lo possiede, no? A casa sua. Il problema è che la gente non legge proprio, perché è presa un po' su questi social che ti portano via un sacco di tempo, un po' sulle serie Netflix, e quindi non hai più il tempo per leggere, anche se ami la lettura, ma non sai quando leggere. No, bisogna che ci riappropriamo della nostra vita, la riprogrammiamo senza farci prendere da queste spirali dove poi non ci sei più tu, perché alla fine della fiera non hai tempo per pensare, non hai tempo di accudire a te stesso, e quindi... È un programma di rieducazione, perché appunto dobbiamo imparare a tralasciare, no, il nostro tempo sui social, perché quante volte ti capita, stai lì e poi dici, oddio, è passato un'ora, non ho concluso. È passato tempo, che è una roba impressionante. Esatto, quindi bisognerebbe, insomma, un po' rieducarci, una specie di educazione alle buone maniere, e spendere il tempo più in visita di musei, andare a una mostra, comunque sono sempre stimoli che ti fanno bene, no? Perché, ti fanno crescere. Sì, e poi anche ti diverti, perché anche tipo quando vai a un evento come quello di ieri sera, comunque hai possibilità di conoscere persone, così confrontarti, ispirarti. E poi comunque vedi sempre delle cose che ti danno dei segnali, poi magari non ti piace quell'artista, quei quadrini, però comunque il tuo cervello viene un po' influenzato, no? Su quello che è un po' l'estetica, il gusto. Certo che se stai appiccicato a Facebook a vedere i pettegolezzi dei tuoi amici o di cosa mangiano, che hanno fatto il pane in casa, cioè, non porta a niente. Però ecco, lì siamo tutti allo stesso livello, perché poi non è che tutti spendiamo del gran tempo sui social o sparandoci di serie Netflix dalla mattina alla sera. Bisogna un po' fare uno sforzo. Ecco. Senti, mi sembra di aver visto che il prossimo evento ce l'hai a Varese. Stasera sono ospite alla Piccola Fenice, che è questo salotto esclusivo fatto da questo scrittore che si chiama Silvio Raffo, e quindi siamo ospiti io e una delle scrittrici, Linda Terziroli, per presentare il nostro libro, un po' parlare di questa situazione, no? Di questo progetto, no? Un po' così, perché la De Piante comunque pubblica libri, no, con le carte, e questo è stato un po' un osare, no, di mettere un gadget all'interno di un libro, che noi vogliamo sempre essere chic, raffinati, e quindi è un po' un osare, però è un osare nel senso che questo sarà un feticcio che uno si tiene di ricordo nel libro, non la usa la mascherina, e fra 30 anni dirà ai nipoti, vedi, nel 2020
ci hanno costretto a stare in casa, ecco, e poi non ci si trovavano più queste cose in Italia e niente. Va bene, senti, e invece puntate milanesi previste o... Allora, ne avevamo tante, però poi abbiamo deciso il libro di questo inedito di Piero Manzoni che ci ha passato Pautasso, l'amico Guido Pautasso e la Fondazione Manzoni. Abbiamo preferito farlo uscire a settembre perché lì deve essere supportato da tante presentazioni. E quindi ripartirà tutto a settembre anche con l'altro inedito bellissimo di Carlo Mollino, dove poi verremo anche ospitati a Torino alla Fondazione Mollino, la Casa di Mollino. E quindi al momento su Milano è un po' tutto sospeso, mi sto muovendo un po' qua sul territorio, sto facendo un salotto letterario, ecco, nel territorio di Busto Arsizio il nostro assessore alla cultura è partito in quarta, quindi ogni sera c'è un evento, sta organizzando salotti letterari per presentare i libri, quindi supportare tutto quello che sta intorno al libro, dallo scrittore all'editore alla libreria sul territorio. Poi abbiamo dei concerti di musica classica delle tre associazioni di musica, molto interessanti. E poi, vabbè, noi abbiamo qua la scuola, l'istituto per del cinema, l'ICMA, e quindi con loro facciamo anche tutto il cinema all'aperto, al Museo del Tessile. Quindi, vabbè, cioè, ogni sera c'è qualcosa, diciamo. Quindi ci stiamo muovendo un po' più sul territorio. Anche perché ho notato che tutti comunque si va sempre a Milano. In questo periodo comunque le persone hanno un po' riapprezzato la propria città, quindi gli eventi si fanno al momento nella propria città. Poi Milano da settembre si ripartirà, perché poi comunque è Milano che fa da driver. Certo. Va bene, ci aggiorneremo strada facendo. Io ti ringrazio, è stato un piacere fare una chiacchierata con te e ci vediamo sicuramente da qualche parte. Settembre sicuramente.